Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Come saprete, qualche settimana fa sono stato a Parigi per un viaggio segretissimo e oggi finalmente posso rivelarvi il motivo di questo misterioso viaggio. Ubisoft mi ha dato l'opportunità di provare in anteprima il nuovo gioco della saga di Assassin's Creed, ovvero Assassin's Creed Chronicles. Di che cosa parliamo? Di uno spin-off della saga che racconterà ben tre storie diverse: Cina, India e Russia. Io nella mia prova a Parigi ho avuto l'opportunità di provare Cina e queste sono le mie impressioni. I shall walk into darkness and strike swiftly. No one will stop me in my hunt. In Assassin's Creed Chronicle Cina vestiremo i panni di Xuao Jun nella sua storia di vendetta contro i Templari. Qualcuno se la ricorderà anche per essere stata allieva di Ezio Auditore nel suo ultimo periodo in Cina. Il gioco è un platform a scorrimento laterale, però non è un vero e proprio 3D e neanche un 2D classico. Diciamo un due dimensioni e mezzo, perché avremo l'opportunità di muoverci sia lateralmente che verticalmente, ma potremo sfruttare anche tutte le coperture che si espandono in profondità. La meccanica principale del gioco è lo stealth. Il gioco ci punta tantissimo e evitare i nemici sarà fondamentale per superare i vari livelli. E per farlo vengono consegnati nelle mani dei giocatori tutta una serie di gadget e tecniche che consentiranno di creare delle situazioni in cui sarà possibile evitare al meglio le guardie. Si passa dal classico fischio a dardi rumorosi o bombe stordenti. Usare questi oggetti crea delle situazioni per lo stealth, distrarrà le guardie e creerà appunto la situazione perfetta per aggirarle senza doverci sporcare le mani. E questo è il cuore pulsante del gameplay di Assassin's Creed Chronicles, ovvero evitare le guardie cercando di utilizzare tutti gli oggetti messi a disposizione. In realtà c'è anche la possibilità di approcciare al gioco in maniera un po' più action per i faciloni, per chi non ha molta pazienza con lo stealth, e il gioco ci dà questa possibilità perché c'è tutto un sistema di attacco in mischia, un sistema di parate contro gli attacchi dei nemici. Però provandolo ragazzi mi sono accorto che il gioco un po' si snatura, perché è chiaro che la tematica fondamentale è lo stealth di questo platform e giocarlo un po' action è possibile, però innanzitutto il gioco diventa un po' più difficile perché le guardie saranno molto più aggressive nei vostri confronti e anche il personaggio sarà un po' meno reattivo nel rispondere, cioè diventerà tutto molto più difficile. E in più ragazzi, i livelli sono tutti divisi in sezioni, ogni sezione ha una valutazione. Valutazione che cambierà in seguito al comportamento del giocatore, quindi se evideremo tutte le guardie, utilizzeremo oggetti o non ci faremo proprio vedere, ovviamente avremo una valutazione maggiore rispetto a se andremo all'arma bianca contro i nemici, attacchiamo tutti e ci facciamo scoprire. Quindi capite bene che il gioco è stato pensato prevalentemente per completare un livello senza farci scoprire. Però comunque, ragazzi, ognuno lo gioca come vuole. Se uno vuole farlo action, c'è l'opportunità. Una cosa che mi ha sorpreso veramente molto e mi è piaciuta tantissimo è stata la scelta artistica di questi giochi, perché è stato voluto ricreare un po' l'atmosfera di questi posti. I fondali sembrano dipinti a mano e prendono ispirazioni dai tipici disegni tradizionali cinesi. Veramente ragazzi è molto figo, rimarrete veramente a bocca aperta, sembrano proprio dipinti a mano, qualcosa di incredibile. Ho avuto anche l'opportunità di provare qualche livello di India, forse questo era un segreto, ma vabbè. Anche lì ragazzi vengono ripresi i colori, le tematiche dell'India, è veramente figo da guardare e di questo sono rimasto veramente stupito. Per il resto il gioco scorre fluido, è molto veloce, però la cosa veramente divertente è stato quello di cercare di superare queste sezioni con la valutazione più alta possibile, quindi la gold. È molto difficile, ma non è impossibile. Bisognerà semplicemente, ragazzi, armarsi di pazienza, mettersi lì, studiare la routine dei vari nemici. E è possibile farlo, ragazzi. Magari, ecco, l'unica cosa che un po' mi ha preso è che potrete cadere nel tranello del trial and error, ovvero fallite, ci riprovate. Ovviamente questo ragazzi sta a voi, dipende quanta pazienza avete. Per un platform a scorrimento che sfrutta lo stealth come tematica di gameplay, ovvio che vi dovreste un po' armare di pazienza e appunto studiare bene le mosse del vostro nemico, perché se andate così sparati è facile che le guardie vi scovino. Quindi insomma ragazzi, dipende un po' come uno lo approccia. Capito come funzionano alcuni gadget, padroneggiate alcune tecniche, non vi sarà difficile riuscire a sfruttare insomma i momenti giusti che le guardie vi lasciano. E quindi ragazzi, queste erano le mie impressioni su Assassin's Creed Chronicles Cina.
Vi ricordo che ci saranno altri due episodi, India e Russia. Che dire, ragazzi? Ovviamente è uno spin-off e come spin-off va preso. È un gioco particolare con un genere particolare, però se siete amanti dello stealth e siete fan della saga sicuramente vi potrà interessare. Ultima cosa, ragazzi, vi vorrei raccontare un po' quella che è stata la mia esperienza. Sono stato veramente felicissimo di aver avuto questa opportunità perché, ok ragazzi, che era un gioco un po' di nicchia forse, dai, è uno spin-off, quindi magari non mi hanno mandato a seguire, che ne so, Assassin's Creed Victory o Rainbow Six o magari The Division. Però ragazzi, è stata veramente un'esperienza incredibile perché fondamentalmente voi sapete che la mia più grande passione sono i videogiochi e poter vedere come funziona l'industria, come funziona lo sviluppo di questi giochi, stare a contatto con gli sviluppatori eccetera eccetera, far parte proprio del mondo che ho sempre visto sostanzialmente dalla mia scrivania attraverso i siti eccetera eccetera, è stata veramente un'occasione unica per me, ragazzi. Sono stato veramente felicissimo indipendentemente dal gioco che sono andato a provare. È stata una bella esperienza, quindi niente, sono felicissimo di averla fatta. Magari spero che mi manderanno a provare Assassin's Creed Victory, chi lo sa, chi lo sa. Per il resto, ragazzi, fatemi sapere voi che ne pensate di questo gioco. Uscirà per PlayStation 4, Xbox One e PC. Quindi ragazzi, non mi resta che salutarvi, fatemi sapere che ne pensate di questo gioco sotto nei commenti, lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace, soprattutto ragazzi mi piace. Vi do appuntamento ai prossimi video, un saluto a tutti, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!